Vogliamo parlare della liberalizzazione della marijuana. Come? No, non c'entra come argomento. No, non, mi... non mi pare che sia questo l'argomento della puntata. Vuoi una sigaretta? No, no, no. Normale? Grazie. No, 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 normale. Non, non, non fumo. Ah, non fumo? Non fumo, non fumo. Ho questa virtù. Guarda che queste normali fanno malissimo. Ma guarda che io non fumo, non ho, ho questa virtù di non fumare. Va bene, allora andiamo avanti. Ti volevo dire, perché fai il regista una volta ogni tanto? È la quinta volta che tu ti esibisci come regista. Perché non parliamo di toni negri? Non è questo l'argomento, né mi pare la sede. Vuoi essere... No, no, mica peraltro. Cioè, vuoi essere... Un bel giorno bisogna chiarire se il capo delle Brigate Rosse è lui o sono io. Non sono disponibile ad accettare questa tua provocazione perché non è questa la sede né io ho l'abitudine. No, 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 no. Era solo interrompere, sì, perché certo. La domanda più imbarazzante è quella che mi stai facendo. Appunto, io volevo sapere perché fai il regista, è la quinta volta che lo fai, perché? Okay. E non parliamo di quella proposta di mettere una tassa sui film erotici. Un argomento molto giusto di conversazione. Io invito il ministro dello spettacolo a venire qui se ne vuol dibattere, no, con molto piacere. No. No, se no la povera Merlin uscirebbe dalla tomba. Non parliamo dei defunti, non mi sembra opportuno, non mi sembra il caso. No, ma dico, dopo tanta fatica che ha fatto per non lasciare quel marchio allo Stato di mediatore della prostituzione, adesso se lo Stato si mette a fare il mediatore dei film... Perché fai il regista per la quinta volta, tu? Ecco, faccio il regista per cercare di... quando faccio il regista di dire qualcosa anche su questi argomenti, se è possibile. Chiaro, argomenti d'attualità e fai benissimo a trattarli, perché no? Senti, anche che... se il mio film non è d'attualità. Non è d'attualità. Anzi, tanto è vero che io ho scelto di fare, di dirigere un film, oltre che di interpretarlo con la Vanoni, sul futuro. No, perché mi sembrava che il presente fosse così un casino, che ho pensato bene. E mi dicono che si sia rivelata una grossa attrice. Beh, oddio, bisognerebbe andare a vedere il film. Ma ci andranno tutti senz'altro a vedere. Beh, tutti no, perché come tu sai, mi dispiace se parlo un momento della censura. No, tu sai benissimo che la censura ha proibito il film ai minori di 18 anni. Ecco che allora l'occasione di farlo vedere a tutti, come era mia intenzione, avendo lavorato per più di un anno e facendo un film che si rivolgeva particolarmente ai giovani, non perché sia un film sui giovani, anzi è un film... su di me, su Lavanoni, su una coppia di persone non più giovani, con tutto il rispetto che ho per Lavanoni, che è una bellissima donna, per carità. Ma, scusa, ogni tanto l'orologio mi si sta... E anche, vedi, reagisce anche lui. Sì. Ma il fatto di porre un divieto da parte della censura, per carità, soprattutto mi danneggia, ma mi danneggia non tanto da un punto di vista, diciamo così... economico, si sa benissimo che alla domenica se non puoi portare i ragazzi, ma proprio perché... proprio perché io contavo sui giovanissimi, insomma su quelli non ancora strumentalizzati. Senti, io ti interrompo per dirti no, che... No, questo poi ha provocato che non si possono vedere no, le immagini del film. Io devo dirti una cosa, io non faccio parte della commissione di censura che ha censurato il tuo film, quindi mi pare che i tuoi strali si indirizzino verso la persona sbagliata. Cioè? E poi so che io, cioè non c'entro niente. No, né no, pubblico. Sto parlando. No, ma e poi devo dirti che c'è una commissione d'appello, mi auguro che il tuo film passi. Comunque, sì, comunque sono argomenti molto interessanti. Sono. Senti, non sei imputato, mi scherziamo. Andiamo avanti con l'altra. Senti, no, io devo fare una domanda, tanto a quella lì non mi hai risposto, cioè mi hai risposto in qualche modo sì. Parliamo un po'. Dunque, tu hai preparato da mangiare oggi, prima di venire qui? Sì. Che cosa hai preparato? Non posso dire. Perché? Testicoli di toro al Pernod. Sì, poi? Bene. No, è difficile trovarli. No, perché è... anche nei tori se ne trovano pochi che abbiano... Ma guarda che è un piatto prelibato, soltanto bisogna avere... certo, mia moglie, per esempio, non li mangia. Sui gusti non si può mai discutere. Senti, allora non hai preparato niente, non hai preparato niente, mangiare niente. Ho preparato quello, no, altre cose. Ho scherzato. No, io sapevo che mi si domandava una ricetta, allora volevo anche lì essere... essere violento, no, pure patè, per sbalordire, come dicono no, i francesi. No, nemmeno, per essere... mi piace essere... nella regola, ma al limite. No, perché tu capisci bene... Mi piacerebbe
andare oltre. Ma tu, no. Io capisco benissimo che Rai TV, come le cose, anche se passano 20 anni, non è che cambino molto, c'è sempre una infatti sei qui, insomma, sei ricordi quando io, cadendo da quella sedia, cadendo dalla sedia? Anche adesso, cioè, insomma, cadendo dalla sedia feci la parodia dell'allora presidente della Repubblica. Sì, e venni licenziato, presidente per quello dei francobolli rosa. Come? Non capisco. Io ho poca memoria. Adesso io, considerate la mia posizione, sto veramente sul filo io, perché non so dove va a finire lui, dove va a parare, no. Devo tentare in qualche modo di difendermi. Altro che Cassius Clay in un match. Senti, se io ho fatto un sacco di domande, non contano più niente perché tu mi bruci tutto. Senti, no, devo mettere questo orologio. L'orologio l'ho comprato alle Canarie, dove giravo il film, perché è Porto Franco, le Canarie. Infatti l'ho pagato un po' di più che in Italia, qualunque negozio, qualunque mercato. E avevo proprio segnato, abbiamo 12 minuti, no? No, 15, possiamo andare avanti. No, io non so cosa dire. Se ti invitano a giocare a scopone quattro tuoi attori, amici, sordi, sì. Per esempio Gassman, Manfredi. E te, dovete fare una partita a scopone, con chi ti allei tu, con chi ti metti? Con Vittorio. Perché? Perché è un mio amico, o lo è perlomeno molto di più di quanto io non sia amico degli altri due miei colleghi. Solo per questo. Solo perché? Soltanto un patto di amicizia? Un patto di amicizia e anche di fiducia. È meno attaccato al denaro. Di Manfredi e di Sordi? Sì. Una volta c'era la commedia all'italiana. La commedia italiana che ha avuto c'è un grande... Ancora. C'è ancora. Ora, il pubblico si riscontrava in quelle storie, argomento del film, no? Sì. Perché erano spaccati immagini di vita vissuta, di vita che ognuno di noi poteva vivere come protagonista. Questo distacco, secondo te, che c'è del pubblico verso il cinema è perché le storie non sono in sintonia con la vita contemporanea, perché non fotografano in maniera così diretta quello che accade? È una verifica che bisognerebbe fare, e mi spiace ritornare. Il mio film, anziché analizzare appunto delle cose che riguardino la vita di oggi, nonostante siano di oggi, perché è soltanto la storia della psicosi di un uomo di oggi, che io trasferisco solo così, in maniera, posso usare questa parola, metafisica, nella mia storia. E quindi bisogna verificare se il tipo di film che io ho fatto dovesse avere un riscontro positivo, la gente si dovesse divertire, apprezzasse anche questo genere di film, allora si potrebbe dire che lo spettatore italiano accetta anche dei film che non siano totalmente realistici in modo diretto, ma dei film anche che possono avere dei riferimenti lontani. Ugo, tu ti piaci? Assolutamente no, purtroppo. Cioè, quando... se mi piacesse, guai. Cioè, quando ti guardi non ti piace? No, io ho una stanza da bagno con due lampadine rosse, prima di tutto già per cambiare il colore della mia pelle del mattino. Sai che le lampadine a raggi infrarossi, sì, che sì. Come entrare in una specie di girone dell'inferno. Inoltre accendo subito la doccia, apro la doccia con l'acqua caldissima affinché il vapore appanni completamente gli specchi, e faccio tutto il resto, mi lavo, mi faccio la barba, eccetera, con i vetri appannati. Faccio una virgolina sullo specchio giusto per non tagliare. Non ti piace, insomma. Nel modo più assoluto. Senti, ma piaccio molto agli altri. Allora.